Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle, versione global nel nostro account principale, come potete vedere, poiché quest'oggi ci andiamo a giocare insieme, finalmente, per la primissima volta qui sul canale, il Dokkan Event di Broly. Questa volta però 50 stamina e non 40 stamina. Quindi, ci mancava il 40 stamina, ma facciamo tutto con il 50 stamina, che comprende, se non sbaglio, anche una parte del 40 stamina. Quindi, il team che andremo ad usare quest'oggi è un doppio Gotenks, ovviamente SA10. Quindi, abbiamo un team abbastanza particolare, ve lo mostro. Poiché abbiamo doppio Gotenks SA10, Vegeta all'interno che ci serve soltanto per un tank. Sì, ecco, stavo per dire per un piccolo tank, per tankare, punto. Abbiamo Beerus che ovviamente ci serve per la furia, null'altro. E farà anche dei bei danni e tra l'altro ridurrà anche la difesa di Broly. Dimenticavo, perché questo 50 stamina ha la particolarità che se non gli riduci la difesa a Broly praticamente non lo butti giù. Quindi sarà basato praticamente tutto su ridurre la difesa a Broly e anche attaccare con i Blazing Battle. Unici Blazing Battle che abbiamo in questo team sono Mighty Mask e Goku Super Saiyan. Infine abbiamo il nostro carissimo Sealer che è Jackie Chan. Però detto questo, portiamoci subito in battaglia e vediamo un attimino di devastare questo Broly. Dovremmo riuscirci, mi raccomando. Quindi, allora, prima di tutto, strategia. Iniziamo a parlarne già da adesso. Lanciare la 12 key con Gotenks. Cosa fondamentale. Lanciare almeno qualche 11 key quando possibile e cercare di lanciare sempre, e dico sempre, la special con Mighty Mask. No, non mi devi... Va bene che mi carichi... Va... Devi caricarmi Mighty Mask, non iniziamo male. Mi carica Gotenks, va bene. Mighty? Mighty? Niente Mighty, giustamente. Però, vabbè, lasciamo stare. Allora. Dai, prendiamo un 1, vediamo che capita. Ok, prendiamo questo 5. Ci prendiamo sempre di chi? Niente, ancora Beerus. Prendiamo questo punto interrogativo sperando in dei chi? Chi? Su Jackie Chan. Quindi abbiamo almeno Jackie Chan in perma special. Questo è poco ma sicuro. Quindi abbiamo il seal assicurato. Quindi meno chi possibili per quanto riguarda Jackie Chan. Purtroppo non abbiamo carico Mighty Mask. Però vediamo come va a finire. Questo Broly non ricordo se ha la riduzione del danno, ma non dovrebbe averla. Quindi 1, 2, 3. Vediamo. Vediamo se facendo così riusciamo a fare qualcosa di abbastanza caruccio. Quindi attacchiamo con la 9 key con Gotenks ed infine non riusciamo a fare nulla con Mighty Mask. Niente, raga, io sono sfigato su sti 50 stamina che registro, ve lo dico. Quindi ve lo inizio già da dire da adesso, perché ho appena registrato poco fa il 50 stamina di Omega. Non so nemmeno se ve l'ho fatto vedere, ma è stato un qualcosa di immenso. Mi ha distrutto completamente, fisicamente, mentalmente. Lasciamo stare. Quindi, allora, questo qui non ha nessuna riduzione del danno. La riduzione del danno ce l'avrà il prossimo. Quindi, allora, facciamo così. Mettiamo vicini Gotenks e Beerus. Attacchiamo con loro, ma alla fin fine, voglio dire, cambia pochissimo, perché questo qui ci abbandona già col primo attacco di Gotenks. Quindi, togliamoci di mezzo questa primissima fase di Broly con Super Ghost Kamikaze Attack. Perfetto. E quindi a questo punto, tolto il capo, tolto di mezzo prima di tutto questo Broly Super Saiyan, passiamo alla seconda fase. Quindi passiamo a Broly STR. Si attiva la skill del nemico, che quindi dovrebbe attaccare praticamente tutti quanti. E quindi qui a questo punto primissima cosa da fare probabilmente è già utilizzare un Ghost Usher. Utilizziamolo, non facciamoci più di tanti problemi, ok? Quindi, allora, qui dobbiamo ridurre prima di tutto il danno col nostro carissimo amico Gotenks. Quindi, cioè in realtà dobbiamo togliergli la riduzione della difesa, non mi ricordo, la riduzione del danno a Broly, ecco. Quindi, teniamoci i ki ovviamente verdi per gli altri e prendiamoci questi qui, così attacchiamo almeno con Goku. Vediamo come va a finire. Allora, attacchiamo subito con una 12 ki, vediamo inizialmente quanto gli fa. Non dovremmo fargli danno, vediamo, dovremmo fargli pochissimissimo. Perfetto, pochissimissimo, però gli iniziamo già a ridurre di parecchio la difesa al nostro carissimo Broly, che qui dovrebbe prendersi già un minimo di danno. No, non si piglia praticamente nulla, va bene. Quindi
Andiamo. Ancora skin nemica attiva. Non so qui come gestirmela, ve lo dico. Ci ragiono un attimino su. Allora, prima di tutto controlliamo un attimino, perché devo controllare effettivamente se Beerus riduce. Sì, riduce la difesa, però il nostro carissimo Mighty Mask ha greatly reduced defense. E quindi riduciamogli prima di tutto per bene la difesa con Mighty Mask. O forse... vediamo un attimino, vediamo i chi come si mettono qui. Perfetto. Perfetto. Riusciamo a lanciare la 11 chi con Gotenks. Vediamo, io ora non so come va a finire qui. Vediamo un attimino cosa succede. Vediamo, allora. Attacchiamo ovviamente con Mighty Mask. Vediamo. Gli facciamo già del danno. Andiamo con Gotenks. Vediamo quanto gli facciamo adesso. Quindi, con la 11 chi gli facciamo 600.000. Va bene. Non è partito l'attacco. Io non ricordo adesso quando è che partiva effettivamente l'attacco a tutti i nemici. Quindi, in questo momento siamo in grado di togliere di mezzo Broly. Perfetto. Jackie-chan, vabbè, teniamolo lì. Allora, facciamo in questo modo. Quindi, in questo momento abbiamo tolto di mezzo questo Broly settiere. Quindi passiamo all'ultimissima fase. Quindi lanciamo la 11 che ovviamente con Gotenks. Ancora una volta sono tesissimo. 729.000. Questa deve essere la fine che deve fare il Broly fisico adesso. Il Broly fisico è la fase finale. Fase finale che ha ulteriormente... Ecco qui, qui attacca tutti. E mi sa che ho sbagliato prima, non dovevo usare quel Ghost Usher. Quindi, ve lo dico, io me lo utilizzo qui il Ghost Usher. Lasciamo stare, prima o poi dobbiamo utilizzarli tutti. Quindi, facciamo una bella cosina. Gli iniziamo, prima di tutto... Non gli iniziamo a ridurre niente. Bene. Mi piace davvero tantissimo, quando escono questi turni davvero fantasmagorici. Cioè, al limite del... vabbè, del ridicolo. Cioè, dovete spiegarmi soltanto cosa vogliono dire questi chi in questo modo qui. Va bene, cerchiamo almeno di far scendere questi chi rossi e almeno lanciamo la 12 chi con Gotenks e quindi iniziamo a ridurgli almeno un pochino la difesa. Almeno questo. Un pochino poi. Riduciamo abbastanza. E quindi col prossimo Gotenks già possiamo sperare in qualche danno maggiorato. Quindi iniziamo a ridurre la difesa. Poi niente. Ancora una volta si attiva sta caspito di special di Broly. Quindi ci prendiamo un Senzu, ci prendiamo un Rayhammer e cerchiamo di resistere il più possibile a questi colpi. Quindi, allora, non riusciamo a lanciare ovviamente la special, giustamente direi. Facciamo in questo modo allora, vediamo come va a finire qui. Questo rosso, non ci si mette per nulla bene il viola. Prendiamo questo blu, cosa se ne scende qui? Se ne scendono questi viola, signori dei chi scandalosi in questa battaglia. Quindi parte Broly, tanchiamo. Niente, io ancora non ho capito come funziona questa skill di Broly. Ecco, ci parte la special. Va bene, in questo modo, Va bene, ci sto a capire nulla, ve lo dico. Comunque. Partiamo con la 9 key, 10 key con Gotenks. Vediamo. Niente, ancora non subisce il minimo danno, però... con il nostro carissimo Beerus gli abbassiamo la difesa. E già si vede che gli abbassiamo la difesa. Quindi dobbiamo abbassargliela ulteriormente. Ora con Jackie già riusciamo a lanciare la special. Chi ancora a dir poco scandalosi. Quindi cerchiamo di sistemarceli almeno per lanciare una special. Niente, nemmeno riusciamo a sistemarceli. Vediamo. Niente da fare. Vediamo, prendiamo questo blu. Vediamo cosa succede. 3, niente da fare.
niente, niente, niente da fare. Nemmeno riusciamo a ridurre ancora una volta la difesa con Mighty Mask. Quindi almeno facciamo partire la special, ovviamente con il nostro carissimo Jackie. Ci togliamo di mezzo il problema special. Attacchiamo con Mighty, che ovviamente non gli riduce la difesa. Ci becchiamo 12.000 di danno. E quindi continuiamo ancora una volta con un altro group attack. Ci prendiamo un Senzu. Ci prendiamo un Senzu. E dobbiamo cercare adesso assolutamente. Lanciamo prima di tutto questa qui. Poi vediamo un attimino. No, no, no. Assolutamente. Riusciamo a lanciare almeno un'altra. Riusciamo a lanciare un'altra 12 chi? Vediamo. Dai, lanciamo tutte e 12 chi adesso. Tutte e 12 chi con Gotenks. Quindi parte questa 12 chi. Vediamo quanto riusciamo a fare. Forse, e dico forse, riusciamo a concludere la battaglia a breve. Non dico altro. Quindi parte Veget. Tanchiamo almeno con Veget e counteriamo. Non gli facciamo praticamente nulla. Ci parte l'attack call, che lo tanchiamo ovviamente col nostro carissimo Veget. Vegito. 14.000 di danno su Gotenks, altri 14.000, parte un'altra 12 chi su Gotenks, con una 11 chi probabilmente lo buttiamo giù tranquillamente. Vediamo. Oh, inizi già a subire bei danni qui, carissimo, inizi già a subire bei danni. Signori, la battaglia è bella che è finita. La battaglia deve essere bella che è finita adesso. Cioè, io non immagino altro esito di questa battaglia adesso. Gli stiamo riducendo la difesa in modo ridicolo. In modo ridicolo adesso. Gli sealiamo anche la special. Guardate qua già come subisce dei danni. Quindi Beerus, cosa fai tu? Deve essere finita. Deve essere finita. Cos'era quel 54.000 lì? Comunque l'importante è che la battaglia si conclude qui. L'importante è che la battaglia si conclude qui. Però signori, andiamo anche in Dokkan, non ci credo. Ciò che non vi ho detto all'inizio del video, dovevo dirvelo probabilmente, è che dopo questo 50 stamina ci andiamo a fare 4 single summon sulla batch di Omega Sharon. Proviamo un attimino la sorte. Dai, proviamo a sfidare la sorte. Vediamo se ci regalano il sogno. È da tanto che non mi succede di pullare un personaggio di un banner o il personaggio principale di un banner alla prima singola. Mi è successo. Broly, ci vediamo, beccati sto milione e vedi dove devi andartene veramente. Signori, riusciamo anche a concludere Broly in un tempo non esageratissimo. Meno male. Meno male. Ho avuto molte perplessità ultimamente. Sto avendo dei problemoni assurdi a gestirmi questi 50 stamina, però fortunatamente riusciamo a far fuori il nostro carissimo Broly per la prima volta, tra l'altro. Ci becchiamo anche una stun, che andiamo a riutilizzare quindi nel Dokkan Festival di Omega Sharon. Io direi di iniziare subitissimo. Subito, proprio a freddo. O a caldo. Boh, non saprei. Comunque, iniziamo subitissimo. Dokkan Festival di Omega Sharon. 4 singole a disposizione. Iniziamo con la prima, Super Saiyan. Dai, regalami il sogno, per favore. Regalami il PG del banner alla prima singola. Per favore, ti scongiuro, Dokkan. No, ovviamente non sono fortunato. Poi mi dicono che è sculo su sto gioco. Poi mi dicono che è sculo. Comunque, Vegeta Super Saiyan, non ditemi più che è sculo su sto gioco. Va bene. Prossima singola, seconda di altre due. Seconda di altre due. Facciamo così. Non voglio trovare Omega Shen. Non lo voglio trovare. Dokkan non lo voglio. No, è Goku, è inutile che ti trasformi in Super Saiyan. Non voglio trovare Omega. Punto, basta. Cioè, adesso l'ho detto e non lo voglio trovare. Infatti troviamo Cell. Dio santo, mi ha impaurito un attimino la sua sagoma, ve lo dico. Troviamo Cell. E dai, continuiamo con la prossima singola così. A caso, tanto Omega non lo voglio trovare, ve l'ho detto. Non mi interessa praticamente nulla di Omega. Non mi interessa nulla. Vediamo. Bravo Goku, non... bravissimo. Non devi trasformarti. È questo che devi fare. Cioè, è inutile che mi ti trasformi. Bravissimo. Grande Dokkan. Continua così. Grandissimo Tenshinhan. E quindi, signori, ultimissima singola. Vediamo un attimino. Vediamo. Quanto scendiamo?
una navicella Super Saiyan. Vabbè, come se non avessimo pullato qui, ve lo dico. Una navicella è la croce, è la, è proprio per dirti non hai trovato nulla. Infatti troviamo Goten GT. Dai, dai, forse perché... Dai, mi sento buono quest'oggi, mi sento buono. Ci proviamo a fare un'altra singola e forse soltanto un'altra. Vediamo. Vediamo come va a finire. Yellow. Ancora una volta non si trasforma. Cioè, siamo seri? Shisami? Siamo seri? Siamo seri? Siamo seri? Ultimissima, signori. Ultimissima in base alla stunts che ho. E poi concludiamo qui. Purtroppo, ve l'ho detto, è un periodo abbastanza sfortunato. Spero di essere fortunato sulla batch di Rosé, ve lo dico, perché quella sarà la prossima batch in cui andremo a pullare seriamente. Spero di essere fortunato lì, anche perché ci sono tutti i god leader che mi servono. Però troviamo un SSR, forse quello lì che, oddio, mi interessa di meno di tutti in questa batch. Però troviamo un Vegeta Super Saiyan di terzo livello. Così, controlliamo almeno le stats. Controlliamo almeno le stats. 2178, 2002, 1088. All type skip più 2, attacco e difesa più 20%. Particolare questa leader, molto molto particolare. Final Flash, vediamo però. Attacco e difesa più 70% quando gli HP sono al di sopra del 30%. Particolare, molto molto particolare. Vabbè, ce lo teniamo, dai, ce lo teniamo sicuramente. Quindi, signori, a questo punto, ecco, siamo riusciti a tornare dietro. A questo punto direi che possiamo anche concludere qui questo video. Ce ne siamo usciti almeno con un SSR. Meno male che abbiamo fatto la pullata finale, quindi abbiamo concluso il 50 stamina di Broly, fortunatamente senza non troppi danni, senza eccessivi danni. E quindi spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete questo video, iscrivetevi al canale, ovviamente, se ancora non siete iscritti. E quindi vi do appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.